Jacob, caro, unitevi a me. Ha una lunga e duratura alleanza. E ai nuovi motori che sono in mio possesso. Avanti, dai. Passiamo agli affari. Milner ora è al Tamigi a proteggere i suoi traghetti. Non ha che quello. Li proteggerà con la vita, allora. Esattamente quello che mi auguro. Uccidetelo per me. Avete bevuto parecchio champagne, vero? Il successo inebria più dell'alcol, signor Fry. Allora tenetemene un bicchiere da parte. Va bene, non dobbiamo toccare il Tamigi. Cosa potrebbe attirare Starrick allo scoperto? I suoi traghetti in fiamme, forse? Molto probabilmente, Jacob. Molto probabilmente. Accidenti, dovevamo scendere lì. Maledizione. Beh, prendo quest'altro traghetto. Vediamo. Sì, penso che farò così. Ok. Perfetto. Da che parte? Sempre di là. Allora direi di qua. No. Ok. Accidenti, devo prendere quelli. Va bene, prendo questa che va proprio da quella parte. Ed è perfetta questa, ragazzi, perfetta. E adesso affondiamo l'impresa di Milner. Ok. Allora, suppongo ci siano però nemici da eliminare. Esattamente. Che sto facendo qui? Zitto. Ok, adesso pensiamo anche a te. Benissimo. Allora, sabota due carichi di contrabbando insieme, quindi con le casse esplosive. Perfetto. Cominciamo a metterle in posizione. Questa magari è un'operazione un po' noiosa, ma la voglio fare comunque. Di qua. Qui, no, forse un po' più avanti. Qui? Forse troppo avanti? Boh, non so. Allora, vediamo un po' questo qui. Per cortesia. Io ho da fare, grazie. Poi prendiamo questo, lo mettiamo più o meno qui. Ok, andiamo a sistemare questi altri blighters. Io vado ovunque voglio andare, non ho bisogno del lascia passare o del permesso di nessuno. Ok, adesso sistemiamo anche voi. Molto bene. Fatti sotto. Ok, adesso che abbiamo campo libero, continuiamo a prendere le casse esplosive per far esplodere i due carichi assieme. Abbiate pazienza, non ci vuole molto ancora, pazienza,
Ne metterei dunque uno qui e l'altro vicino al carico. Ok, sta qui, no? Sì. Facciamo il giro. Abbiamo quasi finito, abbiate pazienza. Visto che non siamo riusciti a contrastare, a fare il 100% nella missione di prima con Lucy Thorn, proviamo almeno questo. Questo lo sposterei leggermente, forse. O no? Aspetta, mi devo mettere in un'altra posizione così. Proviamo. Speriamo che stavolta vada bene. È andata. Ok, facciamo esplodere l'altro. L'ultimo che è rimasto. Ok. Ok. Che cosa diavolo? Assassina Malcolm Milner, con vero piacere. Dobbiamo buttarci in acqua, ma adesso si può, no? Ok. Zitto, che vado di corsa. Levatevi. No. E quanto ci vuole a morire, su? Ok, è morto. Ne ero più che certo. Il signor Starrick era furioso per i motori. Questa è la mia punizione. Mi manda per l'Hathaway, non Starrick. Lavorano di nuovo insieme. Non dovevo mettermi tra Starrick e Miss Hathaway. Il sangue del resto non è acqua. Che significa? Sono parenti? Direi di sì. Scottante rivelazione, Jacob. Ti sei fidato della persona sbagliata? Che amarezza. Via. Io e Pearl ci dobbiamo fare una bella chiacchierata. Sì, dov'è Pearl? Di là. Pure eccoti qui. Che cosa stai tramando, Pearl? Torna a dare un'occhiata quando avrà finito di allestire la merce. Vediamo un po' che cosa sta tramando Pearl. Mi posso arrampicare su quel... no. Proprio ci devo arrivare sotto? A quanto pare. Entriamo. Pensavo che sapesse che appartengo all'ordine e volesse uccidermi. Immagina la sorpresa quando mi ha detto il piano. Un assassino che aiuta i templari. Non è delizioso? Mi nausea. Sono affari, cugino. Pensa in grande. Senza più Milner, posseggo la sola compagnia di omnibus di Londra. Abbiamo già il monopolio dei trasporti inglesi. Con i tuoi motori sui miei omnibus, sarà un trionfo.
Era il piano fin dall'inizio con Milner. Sei tu che mi hai forzato la mano con quella rapina al treno. Crawford, speravo di riconciliarmi con te. Non hai ricordi lieti dell'infanzia? L'estate a Midford, io e te, giù al fiume. Questo è un incontro formale, Pearl. Il sentimentalismo è inopportuno. Inopportuno? Tutti gli uomini mi ripetono quell'odiosa parola da sempre. Restare nubile è inopportuno. Non lasciare a un uomo la mia compagnia è inopportuno. È davvero un peccato che non abbia accettato la tua proposta di matrimonio tanti anni fa. Per te ora sarebbe stato più facile. Gli omnibus sarebbero tuoi di diritto e io ovviamente sarei a casa a intrattenere gli ospiti anziché essere così... inopportuna. Finisce sempre così con te, Pearl. Me ne rammarico. Bene, quindi abbiamo capito che la Hathaway è la... è un'altra zerbina di Starrick. Stai tranquillo, cugino. Riavrai i tuoi motori. E gli omnibus motorizzati ci porteranno un mucchio di soldi. Organizzerò il trasporto dei motori per riportarli alla mia fabbrica. Tu andrai alla stazione di Waterloo perché non voglio nessun problema. Certamente. Che il padre della comprensione ci guidi. Oggi è nelle nostre imprese future, cugina. Stazione di Waterloo. Porta chiusa. Ancora? Va bene. Dai una spallata. Andiamocene di qui. Mi diverti. Zitto. Andiamocene via. Certo, non ci ha fatto piacere per l'altra, voi, eh? Ma che vuoi fare? È così la vita.